Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video su Clash Royale. Ragazzi, andiamo a vedere la nuova sfida, quella delle scosse, molto interessante. Scosse di compleanno, fulmini e saette. Quindi andremo a vedere il deck che ho creato per questa sfida, ragazzi. Andiamo a fare le donazioni prima. Richiediamo il guaritore, molto importante nel mio deck. Andiamo come ricompensa gratuita 1500, la orda di scheletrini la andiamo a prendere. Prendiamo anche il draghetto. Ok, partiamo subito. Mi sembra che c'ho il deck con il Pekka. Sì, esatto. Questo è il deck che io ho creato. Anche se qui con le saette che arrivano è molto relativo l'effetto del deck. Partiamo male. Subiamo danni sulla nostra torre destra. Bene, vai con guaritore. Ah, troppo tardi. Ci stiamo provando, ragazzi. Anche se si è messi male in questa partita, mi attacca dall'altro lato adesso. C'è da dire che il deck del nostro avversario è molto interessante, con barili, minatore, fulmini, ci può stare anche, ma adesso vediamo a velocità per due come va. Ok, vai con Pekka. Vediamo se mi riesce a fermare sto Pekka. Di qua vai con principe. Ok, riusciamo a dare una hit col principe alla torre sulla destra. Perfetta. E gli facciamo sprecare anche la terremoto. Quindi andiamo con Valchira. Vai con guaritore. Aspettiamo un po' per metterci anche il mago. No, aspettiamo ancora. Bombarolo dietro. Mago. Va bene, vai con il Pekka di qua. Principe dall'altro lato. Ah. 12 secondi, ragazzi. Niente da fare. Ci fa. Perdiamo questa partita, ragazzi. Non importa. Non importa, ragazzi. Andiamo a farci un'altra partita con lo stesso deck. Andata via la connessione. Ecco, va bene, perfetto ragazzi, va bene così. No, ce la ridà, vediamo che... appena messo il mago me lo fa, grandissimo. Andiamo col principe. Ma che ragazzi. Anche lui c'è il Pekka. Mettiamo un deck Pekka anche per lui.
Ma in questo caso noi andiamo a metterci il pecca, abbiamo il guaritore che ci farà da vantaggio. Ottima questa. Perfetta il curatore. Bombarolo buono. Riusciamo a fermare il pecca, avversario. Principino inutile. Andiamo noi col principe, vediamo. Vai con i goblini. Nulla, nulla di fatto, ragazzi. Molto stabile questa partita. Dobbiamo aspettare la velocità per due. Vediamo se cambia qualcosa. Vai con Pekka. Pekka e Valkyra. Ah, non facciamo in tempo ad utilizzare il guaritore, va bene. Mago. Fulmine. Curatrice. Goblin. Adesso si fa difficile con... Con il pirotecnico evoluto diventa difficile. Vai con curatore. Dall'altro lato andiamo con i goblin. Bombarolo. Riusciamo a danneggiare leggermente la torre. Valchira. Perfetta questa Valchira. Ah. Pecca. Vai con il principe, vai col curatore. Non fa in tempo il curatore. Vai Valchira. Non riusciamo a sfondare, ragazzi, non riusciamo a sfondare. Pecca anche per noi. Goblin dall'altra parte. Bombarolo ancora. Oh, no. Ah, subiamo una hit dal Pecca. Si fa dura, ragazzi, la partita. Andiamo a perdere. Benissimo, doppio file. Comunque ragazzi, da quello che ho visto, per vincere questa partita è buono usare barili goblin, minatori, fulmini e veleno. Un deck diverso. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo, bella a tutti.